la quinta medaglia d'oro al comune di Lenola, Latina, per i bombardamenti che fecero molte vittime per le violenze subite dalle truppe turche. Della linea Gustav subì un violentissimo bombardamento che causò la morte di 58 civili e numerosi feriti. I sopravvissuti, costretti all'evacuazione, dovettero trovare rifugio nelle campagne circostanti. Con l'arrivo degli alleati, il paese dovette registrare centinaia di atti di efferata violenza su donne e uomini da parte delle truppe marocchine. Ammirevole esempio di spirito di sacrificio e di amor patrio. 1943-1944, Lenola. Presidente della Corte Costituzionale Capotosti ed ecco il Presidente della Repubblica. Comandanti, diano il riposo. Presidente del Senato, Presidente della Camera dei Deputati, 60 anni fa, oggi, si compì la liberazione e la riunificazione della nostra patria. Tanti ricordi si affollano alla mente. Il cuore è ancora gonfio di pena, ma anche di orgoglio per quelli che, compagni della nostra giovinezza, dietro la vita per la libertà di tutti, anche di chi li combatteva. Oggi, dalla bandiera azzurro stellata della nuova Europa, unita da ideali di concordia e di pace. Immagini in diretta, l'inno di Mameli. Della Repubblica sta lasciando il cortile d'onore del Quirinale dopo questa solenne celebrazione.